Massimo Vacchetto, capitano dell'Araldica Castellone Lanze, in rimonta nel primo tempo, addirittura in vantaggio 6-4, poi fino a 7-5, poi cosa è successo? Diciamo che siamo stati poco in partita dall'inizio, abbiamo giocato peggio di loro sempre e nel secondo tempo abbiamo sbagliato tre giochi, uno da 40-0, due da 40-15 che ci hanno segato le gambe, il primo 6-4-40-0. La cosa positiva è che sono al 50% positiva e negativa, che sono stati determinati tutti da noi, nel senso che abbiamo fatto bello e brutto tempo. E purtroppo giocando arrivavamo da un periodo positivo e mi dispiace aver perso un gioco di nuovo poco piacevole. Bravi loro a non giocare a palla pugna, a cercare di tagliare questa palla, rimane poco spettacolare, però in alcuni effetti ti mette poco in condizione. Io ho cercato poco, diciamo, di fare lo stesso gioco, ho cercato di misurarmi il viso aperto e sono soddisfatto di alcuni punti che cercheremo di portare avanti. Ripeto, mi piace tanto per il punto perso, soprattutto perché eravamo in un buon momento ed era una partita di nuovo che non poteva portare avanti, però sarà quello prossimo. Le scintille di fine primo tempo hanno influito qualche cosa? Parlo di Ricciaro e Rinaldo. Ma sicuramente, Ieie non è determinante. Doveva essere buttato fuori, già per somma di gialli o per rosso diretto, visto la reazione. Diciamo che avessero buttato fuori Bruno, dicevo che cambiava qualcosa, buttando fuori Ieie non penso potesse cambiare granché. Quindi mi piace solo per la tensione, per l'atteggiamento degli avversari, però lo sappiamo che tendono ad avere questo atteggiamento un po' molto focoso, dobbiamo essere bravi noi a non cadere queste piccolezze, cercare di giocare a palla punta. L'ultima cosa, il controbalzo del tuo avversario. Non dico bravo perché sarei falso come Giuda, secondo me è stato un colpo di culo, però ripeto, nell'andazzo così, nella somma degli errori, poteva capitare tranquillamente anche a noi. Quando ti metti in quel, diciamo, in quell'imbuto, giocando così, la fortuna va dalla parte del più forte, come un braccio di ferro, loro hanno giocato meglio e quindi fa parte del gioco anche quello. Bruno Campagno, capitano della Torfit Langhero Ero Canalese, partiamo dal fondo, da questo colpo di controbalzo. Come ti è venuto in mente di fare un colpo così che hai fatto alzare i piedi tutto il mondo? Cosa fa? Sì, sono colpi così casuali, diciamo che ogni tanto in allenamento si provano, poi tanto in partita non ti vengono mai. Poi fortunatamente oggi a un certo momento girava abbastanza bene ed è uscito anche col pallone. Meno male, almeno la gente si è divertita. Sul 6-4 a fine primo tempo eri in difficoltà dopo le scintille a centrocampo tra El Cara e Rinaldi. Sei tornato nel secondo tempo particolarmente determinato, hai subito rimontato, sorpassato, poi ti sei fatto nuovamente agganciare e poi lo strattone finale. La grinta, la voglia di vincere qui al Milan. Sì, diciamo che tanto contro un avversario del genere che è un super campione, le partite non sono mai chiuse e c'è sempre da lottare fino alla fine. Abbiamo strappato un bellissimo punto, come dico in tutte le interviste. E quindi niente, adesso ci sono da recuperare bene perché martedì ci sono lunedì da recuperare, poi martedì abbiamo un Torino qua che sarà una battaglia durissima, i tre mesi e sfrutterà il campo nel modo possibile. Diciamo che era un punto importante per cercare di agganciare il treno playoff, ce l'abbiamo fatta e siamo molto contenti, quindi sulla prestazione tanto pubblico, bene per la pallavolo. Le scintille di fine primo tempo tra i due, come l'hai vissuto? Sinceramente mi interessa poco, nel senso fanno un po' di folklore, diciamo, quindi la gente si è divertita, ci ha dato un po' di nomi, va bene, ha fatto tutto spettacolo.